piacevole serata, anche se con poco pubblico, quella di venerdì alla scuola Martiri de Mattia di Vallo della Lucania per Ti suono una fiaba, promosso dall'Istituto Comprensivo Vallo Novi. Alla presentazione della possibilità di imparare uno strumento musicale, il concerto dei maestri, dal violino alla tromba, dal violoncello alla batteria, è stato uno spettacolo divertente e molto apprezzato. Il maestro Raffaele D'Urso, responsabile della classe di strumento, ha presentato il progetto che permetterà a tutti i bambini di studiare musica. Iniziamo questa serie di appuntamenti che vedranno al centro appunto questo progetto di verticalità che inizia appunto oggi con questa fiaba e varie musiche dello Zecchino d'Oro. E poi concluderemo tutti gli appuntamenti con un'ulteriore fiaba e musiche della Walt Disney. È un appuntamento molto importante, rinnovo comunque l'invito a tutti a partecipare perché è un importante momento formativo e didattico per i ragazzi, per i più piccoli e anche per gli adulti, perché comunque promuoviamo musica e cultura. Presentato dal maestro e arrangiatore dei brani eseguiti, Maurizio Mautone, la serata ha visto la voce narrante della favola sull'anatrocolo di Maria Carmen Greco, già preside delle scuole medie e donna sempre disponibile alle attività che promuovono cultura ed arte. In realtà è da un po' di anni che faccio gli arrangiamenti per i ragazzi in questa scuola, perché ormai sono un veterano di questa scuola, perché sono più di 20 anni che sto qua, sono dal 2000 che sto qua. E mi è sempre piaciuto fare gli arrangiamenti per i ragazzi e in questo caso però ho fatto degli arrangiamenti per i colleghi, perché suoneranno loro. Sono degli arrangiamenti dei pezzi dello Zecchino d'Oro, di alcune canzoni tra le più famose dello Zecchino d'Oro, e poi di una fiaba di Remo Vinciguerra dal titolo L'anatroccolo stonato, mi veniva. Perché è importante che i bimbi vengano a scoprire gli strumenti musicali? È importante in questa fase iniziare subito per loro fino alla fine di gennaio, perché poi alla fine di gennaio loro fanno l'iscrizione allo strumento, dovrebbero fare, per chi ne ha voglia, l'iscrizione anche allo strumento musicale, che è una che fa parte dell'offerta formativa di questa scuola. E quindi prima di allora è il caso che loro comincino a prendere anche coscienza di ciò che potrebbero in qualche modo fare il prossimo anno, e scegliere uno degli 8 strumenti che abbiamo nel nostro istituto. E quindi questi appuntamenti sono rivolti proprio a questo, a farglieli conoscere e soprattutto a far conoscere quegli strumenti poco non gettonati, poco comuni nel nostro comprensorio, no? E quindi soprattutto il violoncello, che è uno strumento bellissimo, ma che in zona è poco, non dico poco non conosciuto, però per i bambini forse sì. Cosa diversa se parliamo del clarinetto, del flauto, che sono sicuramente per loro strumenti che hanno più occasione per vederli e per sentirli, no? E quindi facciamo questi incontri da adesso fino alla fine di gennaio, poi concludiamo a dire il vero il 10 di febbraio, proprio per accompagnarli in questo percorso.
Star della serata è il piccolo Jacopo Ferraro, interprete di famose canzoni dello Zecchino d'Oro. La sua simpatia e la sua voce brillante hanno catturato l'attenzione del pubblico, che ha fatto sentire tutto il suo calore. Il prossimo appuntamento in programma è previsto per il 26 novembre.